Buongiorno, buongiorno amici del trading, amici di WeBank, appassionati di trading. Benvenuti a questo nuovo webinar offerto da WeBank. Oggi parliamo di medie immobili insieme a Sante Pellegrino. Buongiorno Sante. Sei muto? Sei muto? Buongiorno, buongiorno. Buongiorno amici del trading, amici di WeBank, appassionati di trading. Buongiorno. Benvenuti a questo nuovo webinar offerto da WeBank. Oggi parliamo di medie immobili insieme a... Ok, grazie Sante, se no ci risentivamo per tutto il tempo. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, scusate l'inconveniente tecnico. Buongiorno Sante, benvenuto. Buongiorno a te Pietro, buongiorno a te Stefano, un caro saluto a tutti gli amici trader. Buongiorno. Allora, oggi parliamo di medie immobili. Medie immobili che sono il primo argomento che solitamente si studia di analisi tecnica. Bistrattate, perché funzionano o non funzionano, non funzionano più nel 2020, fare trading con le medie immobili è una cosa da dinosauri, qui, là, su, giù. Oggi abbiamo due ore in cui affronteremo diversi argomenti, eh? Giusto Sante? Assolutamente sì. Partiremo da quello che è in buona sostanza la teoria, per poi vedere praticamente come impiegare l'utilizzo delle medie mobili nel trading, sia intraday che di posizione, ma soprattutto capire effettivamente l'efficacia delle medie mobili. Io sono convinto che le medie mobili sono in assoluto lo strumento più utilizzato dalla maggior parte dei trader. Ho conosciuto tanti trader, anche professional, addirittura anche gestori che utilizzano una semplice media mobile con strategie long e short sui titoli, e questa strategia ha praticamente superato la prova dei tempi, perché questi cari amici gestori continuano a fare trading e a gestire portafogli con rendimenti del tutto lusinghieri a tutt'oggi, gente che conosco insomma dagli anni 90 e che non ha mai abbandonato la propria strategia. Quindi molto importante comprendere come un semplice indicatore possa effettivamente far navigare in questi mari tempestosi che sono i mercati finanziari, far navigare un trader in tutta tranquillità. Allora, partiamo da un paio di... Condivido un attimo lo schermo, così partiamo da un paio di indicazioni per chi volesse interagire con noi e fare domande. Allora, potete utilizzare la chat di YouTube, potete utilizzare meglio, anzi, il numero di WhatsApp che vedete sulla chat di YouTube, oppure andare, se volete, sulla pagina Facebook, che adesso preparo subito, un attimo solo, eccoci qua. C'è un pulsantino che vedete, che è questo qui blu di WhatsApp, dove se cliccate mi arrivano direttamente i messaggi. Siccome i messaggi di WhatsApp riesco a leggerli prima, do priorità ovviamente a questi e poi secondariamente anche a quelli di YouTube. Detto questo, per tutto ciò che riguarda il mondo di WeBank o la piattaforma di trading, potete contattarmi al 345-6270-990, pietro.froio@promotori.bancobpm.it. La piattaforma di trading è ovviamente quella che utilizzeremo in tutta la sessione, la T3. Maggiori indicazioni magari ve li do anche successivamente. Io partirei, Sante, guarda, visto che con un bellissimo grafico che tiro fuori ogni volta, che è il grafico settimanale di Apple con la sua media mobile a 200, che è mostruosamente semplice, da tanto è bello. Quella blu è la media mobile a 200 sul grafico settimanale, e quella rossa invece è la banda di Bollinger superiore. Una è l'entrata e l'altra è l'uscita. Quando tocca la media si entra, quando sfora dal chiude la settimana sopra invece si esce e si aspetta. Questo è dalla Bollinger superiore, si esce e si aspetta, perché vuol dire che è in eccesso. Questa è un po' la semplicità di questo grafico. È troppo semplice perché per metterlo in pratica praticamente, no? Però visto che tanto interrompo la condivisione, allora le medie mobili
sono, dicevamo, il primo argomento che solitamente si studia in quando uno intraprende un percorso di formazione di analisi tecnica, solitamente la prima cosa che studia sono le medie mobili. Che siano semplici, che siano esponenziali, che ci sia l'incrocio, che ci siano tutte queste cose qua. Io, personalmente, sono sempre stato discretamente un cane a usare le medie mobili. Quindi, se hai qualcosa da farmi vedere, lo guardo molto volentieri, insomma. Se vuoi prendere la condivisione o se vuoi che la tengo io, come preferisci. Allora, io partirei da una piccola condivisione per poi ritornare invece a quello che ci hai fatto vedere tu. La prima condivisione che voglio fare è proprio su un grafico, non so se si vede bene, su un grafico semplice dove andiamo in buona sostanza ad aggiungere la media mobile. Allora, innanzitutto partirei dalla base. Qual è la base? Però si vede solo la finestra, si vede solo la finestra con delle candele, una finestra quadrata con delle candele. Non so se è quello che vuoi realmente far vedere. Cioè, hai selezionato forse solo una finestra. Un attimo solo. In condivisione. Ecco qua. Forse ci siamo. Ecco, sì, meglio. Ok, perdonate l'inconveniente tecnico. Troppi monitor mi confondono. Allora, in buona sostanza, partendo dal principio, la media mobile altro non è che un indicatore di pura statistica. Questo indicatore funziona nel campionare una serie storica di indicazioni. Va detto che il grafico nell'analisi tecnica rappresenta un po' il sacro graal, cioè rappresenta la rotta, rappresenta le stelle per i marinai, rappresenta la bussola per chi si avventura nella foresta o sulle montagne. Quindi anche grafico, perché di solito quando si sceglie una piattaforma di trading la prima cosa che si guarda è il grafico. Assolutamente sì, soprattutto per noi trader tra virgolette retail, quindi e lone trader, cioè trader che nella nostra vita privata tentiamo o ci proviamo con passione, vogliamo riuscire a portare a casa dei soldini proprio con il trading. Quindi ritornando a noi, come dicevo, il primo approccio che un trader privato ha è quello di appassionarsi all'analisi grafica. Il grafico rappresenta in buona sostanza quello che è lo storico dei prezzi, quindi abbiamo le ascisse, le ordinate, rispettivamente sul grafico, che ci riportano a quelli che sono i prezzi nel tempo che il titolo azionario o il futures, come andremo a vedere adesso sul grafico, ha praticamente segnato nel corso del tempo. Partendo dal principio che proprio sul grafico abbiamo quattro indicazioni di prezzo, e cioè l'apertura, la chiusura, il massimo e il minimo, la media mobile altro non è che un indicatore statistico che non fa altro che campionare questa serie storica di prezzi che noi andiamo a selezionare. Mi spiego meglio. Diciamo scelto come campionamento nella maniera più semplice la chiusura del prezzo, la media mobile, a seconda del periodo con cui noi vogliamo utilizzarla, ci darà la sommatoria e quindi la statistica di tutti i campioni di chiusure che si sono susseguite nel tempo. Se abbiamo un grafico giornaliero, in buona sostanza, ed una media mobile a 20 giorni, non faremo altro che addizionare tutte e 20 le chiusure e poi dividere le stesse chiusure per il numero di campioni utilizzati. Correggetemi se sbaglio, ma statisticamente il calcolo della media mobile è proprio questo. Non so se ho sbagliato, Pietro. No. Allora, detto ciò, quello che succede è che ad ogni nuovo campione viene aggiunto, quindi sommato alla serie storica, quindi ai 20 periodi calcolati, verrà aggiunta la ventunesima chiusura e verrà sottratta la prima chiusura. Quindi avremo sempre 20 campioni di prezzo divisi il numero dei campioni stessi, e quindi avremo una trend line naturale del prezzo. Per ritornare alla media mobile e per rimanere sulla media mobile, quindi dicevamo che questa indicazione statistica rappresenta una vera e propria tendenza dei prezzi. È il primo indicatore in assoluto che tutti i trader studiano, è l'indicatore maestro che la maggior parte dei
gestori o dei trader istituzionali utilizza. Già Pietro ci ha omaggiato di una splendida tecnica, cioè quella di avere una media mobile a 200 periodi con la banda superiore di Bollinger. Bollinger, carissimo amico, persona squisita che ha regalato al mondo del trading un trading system completo come le bande di Bollinger, che conosce anche molto bene Stefano e che conosce anche molto bene Pietro. Qui abbiamo fatto un webinar a luglio. Sì. Quindi dopo diciamo anche dove si può andare a rivedere. Esattamente, abbiamo già fatto un evento sulle bande di Bollinger, ma dicevo lo conosciamo di persona perché anche con Stefano, ricordo, ci siamo incontrati più volte a cena con John in diverse occasioni dell'Italian Trading Forum, soprattutto a Napoli, dove abbiamo mangiato dell'ottima pizza. E quindi per ritornare a noi, la media mobile è quindi in buona sostanza un indicatore statistico. Questo indicatore statistico è una trend line naturale, ve lo posso garantire, ed è un indicatore statistico che somma e divide la somma dei campioni per gli stessi campioni, per il numero dei campioni, e rappresenta appunto la tendenza del prezzo. Perché rappresenta la tendenza? Perché fino a quando la chiusura, abbiamo fatto l'esempio della chiusura, sarà sopra la propria media mobile, i prezzi saranno in una tendenza rialzista. Fino a quando invece i prezzi saranno sotto la propria media mobile, avremo una tendenza ribassista. Quindi la media mobile a 20 periodi, abbiamo preso questo esempio, ci darà questa semplice e banale indicazione. Per ritornare invece al grafico che ha fatto vedere Pietro, avevamo una media mobile a 200 periodi e una banda di Bollinger, la banda di Bollinger superiore, che permetteva di entrare nel titolo stesso non appena veniva utilizzata la media mobile come supporto. Mi spiego meglio. Poiché la media mobile è la linea di tendenza, ogni volta che c'è un pullback del prezzo sulla media mobile e questo pullback della media mobile è fortemente indicativo del fatto che la media mobile rappresenta un supporto, è un'ottima occasione per acquistare. Ovviamente tutti gli acquisti e tutte le vendite vanno sempre ponderate rispetto al proprio money management. Il money management rimane sempre il principio del trading. Ogni trader che si approccia alla speculazione, si approccia all'investimento, deve assolutamente avere per prima regola una regola di money management. Quello che io consiglio è di non utilizzare, impiegare per ogni trade più del 30% del capitale. Quindi fatto 10.000 il capitale, non utilizzare mai più di 3.000 euro per trade. Vi posso garantire che per quanto banale e stupide possano sembrare queste cifre, invece sono di tutto rispetto perché anche con 3.000 euro su un titolo come ad esempio Poste, che in 2 giorni ha guadagnato il 10% circa, può rappresentare un'ottima occasione di guadagno perché 3.000 euro investiti su Poste, che magari è un titolo che può sembrare arcaico, preistorico, invece avrebbero reso 300 euro in solo 2 giornate. Quindi mai sottovalutare il potenziale del trading e soprattutto mai sottovalutare il potenziale della volatilità che c'è nelle azioni. Le azioni sono più volatili dei futures, hanno più volatilità dei futures. L'esempio è quello di oggi, dove il FTSE MIB è laterale a lo 0%, mentre Nexi è a meno 5%. Quindi per darvi un po' l'idea di come effettivamente anche con piccole cifre si possono ottenere dei risultati di tutto rispetto. Per ritornare un po' a quello che è l'argomento, quindi per rimanere in tema, poi andremo a vedere come tradare, l'indicazione che ci dava Pietro è fondamentale perché la media a 200 periodi su base giornaliera, quindi su un grafico giornaliera, è un po', sveliamo qualcosa che forse non è nuovo, ma in realtà rappresenta un grosso benchmark, è un po' l'indicazione che la maggior parte dei gestori, dei trader, mantiene. Un'infinità di gestori, un'infinità di trader che ha una mole enorme di soldi da gestire fa trading con la media a 200 periodi e fa trading con la media a 200 periodi anche utilizzando l'indicazione che buon Pietro ci ha dato, cioè non appena il prezzo si appoggia sulla media a 200 periodi, stabilisce delle altre ulteriori indicazioni per comprendere se la media è supporto e quindi se la media è supporto compra.
Una volta che ha comprato sulla media supporto, inizierà poi a mantenere la posizione fino a quando i prezzi non avranno una fuoriuscita dalla banda superiore. Nel momento in cui c'è una fuoriuscita dalla banda superiore, i gestori escono per un semplice motivo. Perché? Perché la banda di Bollinger rappresenta la deviazione standard. Quindi la deviazione standard cosa indica? Indica che il prezzo è in eccesso di deviazione standard. Quindi il prezzo non è più collegato alla propria media mobile, quindi c'è un eccesso di volatilità e quindi molto probabilmente, siccome c'è un eccesso di volatilità, il prezzo stesso andrà a riappoggiarsi sulla media. Ed ecco Per perché. criticare che cosa sia la deviazione standard, per dirla proprio in maniera, è quando il numero dei prezzi di chiusura è troppo lontano dalla sua media, giusto? Allora, assolutamente sì. La deviazione standard è, come tu dici, è il momento in cui i prezzi sono troppo distanti dalla media. Quindi c'è stata un'escursione di volatilità, cioè un distanziamento del prezzo elevatissimo rispetto alla media. La media, se possiamo dirla tutta, è la parte centrale della campana gaussiana. Gauss era un matematico, Gauss ci ha regalato una rappresentazione, grafica di quella che è la dispersione del prezzo all'interno di una campana che rappresenta la media, la moda, la mediana, tutta una serie di indicatori statistici che sono molto forti. Per sorridere un po', c'è un gioco che viene utilizzato da Gerry Scotti, che è il muro. Ebbene, il muro, per quanto assurdo possa essere, rappresenta proprio una campana gaussiana. Quindi, per dirla tutta, quando il prezzo esce fuori dalla banda di Bollinger, esce fuori dalla propria deviazione standard, esce fuori da quella linea che rappresenta il perimetro della campana gaussiana e quindi è un momento di eccessivo condizionamento del prezzo e il prezzo sarà costretto poi a ritornare alla propria media e quindi a ritornare al centro della campana. Nel momento in cui ritorna al centro della campana, incontrerà nuovamente la media mobile. E al ritorno sulla media mobile con ulteriori tecniche di trading che possono essere o la lettura del depth of market oppure altri indicatori di analisi tecnica che magari se avete piacere di ascoltare o di chiedere informazioni ne possiamo tranquillamente discutere e parlare. Però per ritornare sul pezzo, la Anche media perché, mobile. scusa Santi, se ti interrompo, quando ci sono questo genere di eccessi, cioè gli eccessi intendo, quando il prezzo è troppo lontano dalla sua media, possono succedere due cose. O il prezzo si ferma e quindi la media si avvicina, oppure il prezzo si riavvicina alla media scendendo. Se no. Assolutamente sì. Quindi una volta che il prezzo si è riavvicinato alla media, è sulla media che dobbiamo testare l'efficacia della media stessa, o quantomeno se la media stessa ci darà indicazioni di una tendenza contraria e quindi ribassista. Anche qui abbiamo la possibilità di calcolare queste indicazioni, ripeto, o utilizzando solo la media. Ma è meglio non utilizzare solo la media e poi vedremo perché, ma utilizzare tutta una serie di indicazioni che possono appunto nascere sia dal depth of market stesso, ossia da altre utilissime indicazioni che nello specifico andremo a verificare. Per ritornare un po' alla media mobile, è bene, come dire, capire quante costruzioni si possono fare con la media mobile stessa. Ad esempio, col grafico che ci offre la piattaforma T3, alla quale piattaforma io sono molto affezionato per tutta una serie di motivazioni, ma soprattutto perché è un po' la mia figlioccia, visto che molte indicazioni che abbiamo dato durante la vita della trading room di allora Intesa Trade, di oggi WeBank, sono state poi rappresentate, sono state inserite all'interno della piattaforma. Quindi sono molto affezionato a questa piattaforma. Per ritornare a noi, quando andiamo ad inserire l'indicatore di media mobile, effettivamente la media mobile si compone di più indicazioni. All'interno della piattaforma stessa vediamo che innanzitutto sulla media mobile possiamo selezionare i periodi di campionamento. Se utilizziamo un grafico giornaliero,
e soprattutto questo è il modello con cui io mi approccio all'utilizzo della media mobile, in base al campionamento che noi utilizziamo, dobbiamo adattare i periodi della media mobile. Ad esempio, se utilizziamo un grafico, in questo caso a 3 mesi, il grafico a 3 mesi avrà in buona sostanza 60 giorni di negoziazione. Quindi io dovrò innanzitutto avere il benchmark di questo periodo e quindi utilizzare la prima media mobile a 60 periodi, perché appunto avremo una statistica chiara di tutto il periodo che andiamo ad analizzare. Se utilizziamo invece un grafico a 6 mesi di campionamento con barre giornaliere, piuttosto che 60 ne dovremmo utilizzare 120. Se andiamo a utilizzare un grafico a 9 mesi e quindi a 180 e così via. Spero di essere stato abbastanza semplice, insomma, nello spiegare questo concetto. Questo è il modello che io utilizzo di base per capire il movimento di sottofondo del grafico. Quindi abbiamo detto che se abbiamo 3 mesi di grafico avremo 60 giorni di negoziazione, quindi il primo indicatore che il primo periodo che io utilizzerò sarà quella 60. Subito dopo abbiamo uno spostamento in periodi, cioè se volessi avere una media più puntuale, e perché dico più puntuale? Perché purtroppo la media mobile ha un grande difetto, ma che in realtà risulta essere un pregio, secondo me. La media mobile, poiché ha questa sommatoria e sottrazione dell'ultimo campione e del primo campione, cioè sommiamo l'ultimo campione preso e sottraiamo, quindi eliminiamo in buona sostanza, eliminiamo il primo campione sommato, allora la media mobile ha una certa ha un certo delay, cioè un certo ritardo. Quindi molti trader preferiscono spostare il periodo di questo ritardo negli ultimi periodi, cioè viene dato un peso superiore, quindi viene addizionato magari 2 volte, viene sommato 2 volte l'ultimo campionamento, in modo da rendere la media più reattiva nell'ultimo periodo. Oppure abbiamo uno spostamento verticale in percentuale, proprio perché vorremmo essere più puntuali nel comprendere se la media è più vicina al lato destro o al lato sinistro della campana gaussiana. Rappresentando la campana gaussiana nell'indicazione che va dalla sinistra alla destra del grafico, è vero quindi che se abbiamo una percentuale positiva è per calcolare una vicinanza alla campana gaussiana alta e quindi avere una tendenza percentuale rialzista, oppure una percentuale negativa rispetto alla campana gaussiana, che in questo caso è sulla parte inferiore della media e quindi rappresenta un po' una tendenza ribassista e quindi una proiezione dei prezzi verso una tendenza ribassista. Quindi questo per spiegare un po', sia per spiegare come utilizzare queste prime 3 indicazioni che abbiamo sul grafico. Poi c'è il metodo di calcolo della media mobile. Mi auguro queste siano indicazioni preziose, perché per quanto banali possono essere, invece, sia nelle scelte delle strategie, ma per chi non è discrezionale nelle scelte della costruzione del trading system, sono considerazioni fondamentali. Quando si inizia a fare trading, ripeto, la prima cosa che si fa è utilizzare la media mobile, e la media mobile, se è piatta, ci dice che il mercato è laterale, quindi avremo un choppy market, come dicono i trader professionisti, e quindi conviene non entrare in quel mercato. Se invece abbiamo una media mobile che nel tempo rappresenta delle inversioni sia a rialzo che a ribasso, e allora è un rich market e molti trader entreranno in quel mercato. Quindi andiamo a fare trading solo dove c'è interesse. Io fondamentalmente amo utilizzare la media con il calcolo semplice, cioè sommo l'ultimo campione che il grafico ci dà ed elimino il primo campione sommato. Quindi un calcolo semplice dove c'è la semplice sommatoria dei campioni ottenuti e c'è poi la divisione degli stessi campioni per il numero di campioni totali. Questa è proprio la formula banale ma molto interessante della media mobile. Poi abbiamo invece la media mobile esponenziale, che significa che, come detto prima, andremo a dare in un periodo determinato un peso addizionale
agli ultimi campioni scelti. Ad esempio, se abbiamo la media mobile a 60 periodi e decidiamo di dare un'esposizione più forte agli ultimi 10 periodi, dal 50° campione in poi, ad ogni chiusura aggiungeremo un numero che rappresenta il valore del campione scelto per dare più peso, quindi per dare più esposizione al movimento della media mobile stessa. Spero di essere stato chiaro. Se poi c'è la leggenda che scusate adesso la leggenda che per i time frame più brevi è meglio usare le medie mobili esponenziali, per i time frame più lunghi è meglio usare le medie mobili semplici. Allora, questa è una bella domanda, nel senso che non è una cosa che io penso di aver studiato 10 anni fa, 11, una cosa del genere. Allora, ci sono varie indicazioni. Resta sempre valida, eccola qui, io la prendo, la Bibbia del trader è questo qui, questa qui. Questo è il libro che non va scaricato, occhio, perché altrimenti... un libro da tenere in libreria quello lì, Io ce l'ho sempre, se non sulla mia scrivania principale, sulla scrivania secondaria. Io ho anche quello blu, È bellissimo, quello blu. Il Murphy è un po' la Bibbia dell'analisi tecnica. Sul Murphy voi potrete andare, come dire, a mettermi alla prova, nel senso che potrete verificare se quello che sto dicendo è veritiero o meno. Ovviamente posso perdermi molte cosucce perché, insomma, sia i capelli che la barba stanno diventando bianchi. No, ma lì dentro c'è tutto. Tra l'altro, se lo comprate dagli amici editori italiani che sono Stella Bosso, Trading Library e la grande Paola Migliorino, quindi Borsari Editori, potete fare il mio nome e avrete anche lo sconto, è assicurato questo. Se non vi fanno lo sconto vi pago io il caffè al prossimo incontro live, senza problemi. Però questo è un libro che non va scaricato perché è la Bibbia per il trader, quindi va comprato e va tenuto sul comodino. Qui dentro c'è tutto, c'è scritto tutto, c'è soprattutto sulle media mobile. Quindi per ritornare a noi, a seconda del periodo che utilizziamo della media mobile, dobbiamo anche andare a identificare il calcolo della media mobile. Quindi, come diceva Pietro, c'è la grande leggenda che per fare analisi, come dire, discrezionale, bisognerebbe utilizzare la media semplice, per poi utilizzare invece la media nell'intraday in modo esponenziale. Perché? Perché è più ravvicinato ed è più pesato l'indicazione che la media stessa dà. Questa è, a secondo mio modo di pensare, semplice e umile modo di pensare, un po' una leggenda che va, come dire, sfatata, nel senso che il mio consiglio, io sono un trader che ogni tanto fa qualche trade, ogni tanto ha fatto qualche trade da un euro, ogni tanto ha fatto qualche trade da diversi euro, e il mio consiglio è quello di affezionarvi a un unico metodo di calcolo. Purtroppo il trading è un loop gigantesco che non si ferma mai, e quindi già veniamo ipnotizzati dal tabellone dei prezzi, lo si vede nei monitor che cambiano continuamente, quindi il verde e il rosso della salita e della discesa del tabellone ci flasha, ci ipnotizza. Quindi immaginatevi se poi voi cambiate costantemente indicatore, come purtroppo sarete costantemente flashati, ipnotizzati da diverse tecniche. Quindi il mio consiglio è quello di utilizzare un unico calcolo, e quel calcolo tenerlo sempre con voi, sempre, perennemente. Un trader vincente è un trader che ha trovato una tecnica che lo fa stare bene emotivamente, la applica costantemente. La tecnica, ripeto, l'ho detto all'inizio dell'incontro, non finirò mai di dirlo, la tecnica deve essere sempre, sempre, sempre accompagnata da una tecnica di money management. Non investite mai più del 50% del capitale per ogni operazione. Il mio consiglio è quello di investire il 30% per ogni operazione, massimo. Ripeto, abbiamo fatto l'esempio per chi è, come dire, un trader alle prime armi.
se avessimo avuto o se avessimo un portafoglio di 10.000 euro e avessimo comprato 3.000 euro di Poste Italiane, che è un titolo che fa ridere, il titolo delle vecchiette, ma io amo questi titoli perché c'è lo Stato dentro, perché ci sono i grossi gestori, ci sono i primari market maker, ci sono i liquidity provider, ci sono i market maker, cioè c'è chi fa il mercato dentro. I book sono sempre pieni di offerte di negoziazione. Chi avesse comprato 3 giorni fa Poste, perché 3 giorni fa Poste? Perché non solo si è appoggiato sulla propria media mobile nel time frame a 4 ore, ma soprattutto è ritornato ai prezzi di quotazione. Ha guadagnato il 10-8% in 2 giorni. 3.000 euro investiti avrebbero reso dai 240 ai 320 euro. Cosa che ho fatto? Ho portato a casa questo piccolo, piccolo gettone e posso dirvi che, insomma, può bastare per fare la spesa, almeno per quanto mi riguarda, per me, mia figlia e mia moglie, almeno per 3 giorni. Quindi non facciamo gli sbruffoni, non facciamo i fenomeni come purtroppo negli ultimi anni sul web si vedono tanti incantatori di serpente, tanti venditori di corsi che purtroppo fanno vedere che si guadagnano milioni di euro in piccole operazioni, ma in realtà poi sono tutti conti demo. Quindi attenzione a questa cosa qui. Scegliete bene dove formarvi e con chi formarvi. Ritorniamo a noi invece. Quello che diceva quindi Pietro è sicuramente un mito da sfatare, e cioè sia che voi facciate trading intraday o sia che voi facciate trading in posizione, utilizzate il calcolo della media mobile che più si addice alla vostra emotività. Una media mobile esponenziale, proprio perché ha un peso maggiorato nell'ultimo periodo, quindi si dà un'ulteriore sommatoria al campione che si somma, avrà un movimento un po' più accelerato. Tutto ciò che è accelerato nel trading, in gergo tecnico gli americani lo chiamano noise of market. Quindi il noise of market è il rumore, è il noise, quando alcuni cantanti dicono make some noise, cioè fate il casino, quindi quel noise rappresenta un fastidio per il trader. Quindi tra la media semplice e la media esponenziale io rimango affezionato alla media semplice, proprio per non avere noise, proprio per non avere indicazioni diverse sul grafico. Quindi dicevo, sia che voi utilizziate una media mobile intraday, sia che voi utilizziate una media mobile daily, almeno io vi consiglio di utilizzare il metodo di calcolo semplice. Poi abbiamo una media mobile ponderata che allo stesso modo dà una sommatoria ulteriore ai campioni che si selezionano. Abbiamo una media mobile lisciata, tra virgolette, di Wilder, in buona sostanza rappresenta un po' un ingrediente particolare che è fondamentale per il trading, che è un po' la volatilità. Wilder è stato uno dei papà degli indicatori e degli oscillatori. Ci sono un'infinità di indicatori oscillatori creati da Wilder, tra cui il Parabolic SAR, tra cui l'RSI, tantissimi indicatori oscillatori. E quindi alla media, in buona sostanza, viene aggiunta una volatilità. Anche in questo caso, magari ne parliamo dopo, io vi consiglio di utilizzare invece un altro indicatore se volete utilizzare la volatilità insieme alla media mobile. Poi abbiamo la media mobile triangolare, dove in modo triangolare vengono dati dei pesi nella prima parte, nell'ultima parte, nella parte centrale della sommatoria dei campioni. Poi c'è la media mobile endpoint, cioè dove viene dato un peso e un calcolo algoritmico diverso sulla chiusura che potrebbe rappresentare in futuro la media mobile. E poi c'è la time series, cioè una media mobile che rappresenta un calcolo con un campionamento determinato per serie temporali. Quindi ricordi tutte queste cose a memoria? Diciamo di sì. Perché, allora, perché le so a memoria? Perché quando io nasco come venditore di assicurazioni porta a porta, poi da lì mi sono appassionato a fare la formazione, perché sono diventato caporete della mia assicurazione. E ho iniziato a fare formazione ai nuovi allievi delle assicurazioni. In buona sostanza io vendevo assicurazioni vita porta a porta, quindi citofonavo. Appena la casalinga
mi dava il benestare per poter entrare in casa, facevo la vendita, era sicura. Quindi i miei capi, ne capirete, mi chiesero di fare formazione e quindi nasco come formatore e sono sempre stato appassionato della formazione e ti dirò che durante gli anni della Trading Room io, oltre a scrivere le dispense che ho distribuito per chi frequentava la Trading Room, e in futuro prossimo ti dico che ritorneremo a fare questo, ho anche mi sono formato da solo, quindi ho anche fatto formazione per me e tutti questi calcoli li ho inseriti all'interno dei trading system che ho costruito. Vi posso garantire che ogni trader sistematico, la prima cosa che fa è prendere un portafoglio di titoli. Nel caso mio, io amo e non cambierò mai i titoli che utilizzo, che sono Enel, Eni, Generali, Poste, Intesa, Telecom, il BTP 2067, e quindi prendo il mio portafoglio e lancio un trading system per capire se è il momento di investire o meno. Perché capire se è il momento di investire o meno? Perché proprio lanciando un trading system della media mobile semplice, calcolata come vi ho fatto vedere prima, cioè se ho un grafico a 3 mesi utilizzerò una media mobile a 60 periodi, se ho un grafico a 6 mesi a 100, a 120, se ho un grafico a 9 mesi a 180, se ho un grafico a 12 mesi 210. Quindi questo è il modello che utilizzo per calcolare la prima resa di portafoglio in maniera algoritmica, e quindi lancio il trading system, cioè compro se i prezzi sono sopra la media mobile, vendo se i prezzi sono sotto la media mobile, e questo trading system su questo portafoglio mi dà subito l'idea di quella che è l'excursion dei prezzi rispetto alla media mobile, mi fa capire se abbiamo una tendenza positiva o una tendenza negativa. Ovviamente questo è quello che fanno anche i gestori, e i gestori, seguendo questo modello di calcolo la mattina o la sera a chiusura dei mercati, non fanno altro che poi agire, cioè comprano e vendono long e short i titoli, o se utilizzano, nella maggior parte dei casi questo succede, una strategia only long direction, cioè se sono sempre in acquisto sui titoli, utilizzeranno le put e le call per creare sia la copertura del portafoglio sia l'hedging di portafoglio, per far sì che il tempo in cui il portafoglio resta purtroppo ribassista, la vendita delle call, creando un covered call spread, possa far guadagnare il gestore stesso. Voglio ricordarvi, non finirò mai di dirlo, che i trader più bravi guadagnano grazie al movimento del mercato, non si sforzano di capire dove il mercato va, ma si sforzano di coprire il portafoglio. Quindi se sono only long col portafoglio, comprano le put per coprire eventuali discese del portafoglio e vendono volatilità per creare, di solito tutti quanti chiamano questa strategia una covered call action coperta da put, ma in realtà i professionisti seri sanno che questa strategia si chiama cylinder, cioè si crea un cilindro di hedging per far sì che si possa incamerare proprio l'arbitraggio, quindi il differenziale tra le put e le call, che nella maggior parte dei casi hanno un disallineamento dal pricing della media mobile, che in realtà rappresenta il prezzo. Spero di essere stato semplice nello spiegare questo. Pietro, che dici? Cioè semplice sì, però siamo già passati a una fase più bella approfondita, insomma. Ascolta, ma non so se anticipo o no, ma la domanda che a tutti sta venendo adesso, secondo me, è qual è la media mobile, che la prima media mobile, quella che tutti dobbiamo avere sul grafico? Allora, la prima media mobile, io ho più grafici, non perché mi piace, io ho più grafici, non perché mi piace lampadarmi, cioè fare le lampade di grafici, ma perché ho dal lato sinistro e dal lato destro, quindi nella mia seconda postazione, i grafici e i book separati. Perché vado sull'altra postazione a fare, tra virgolette, scalping, trading di breve periodo, perché ho la seconda postazione, perché non voglio pasticciare col trading. Ogni volta che mi metto a pasticciare col trading perdo soldi.
Se faccio scalping lo faccio con una media mobile di brevissimo periodo, vi spiego poi come calcolarla, e con il depth of market, quindi con la lettura del book, e con l'aiuto sia dell'indicatore di Wilder, quindi l'RSI, sia dell'indicatore di John Bollinger, quindi delle bande di Bollinger. Questo è quando faccio scalping sui titoli dell'intraday. Il mio obiettivo giornaliero è molto umile, mi pongo l'obiettivo di non perdere dai 125 euro ai 275 euro e mi pongo l'obiettivo di guadagnare da 125 euro ai 275 euro. Fatto salvo che il mercato me lo permetta, che significa che se dovessi concludere una giornata a meno 50 euro, a più 50 euro, né mi arrabbio né porto rancore nei confronti del mercato, anzi dico grazie al mercato perché sono stato all'interno dei parametri di money management. Questo è un consiglio che io do a tutti i trader che ci stanno seguendo e che vogliono fare del trading la propria professione. Bisogna salvaguardare il proprio mood emotivo prima di tutto. Quindi abbiamo due tipologie di grafici, uno intraday e uno end of day. L'end of day, come vi dicevo, ce l'ho sempre sulla parte sinistra dei miei monitor ed è proprio questo grafico che stiamo vedendo tutti assieme, cioè un grafico a tre mesi. Perché tre mesi? Perché in buona sostanza tutti i trading system del mondo hanno un in-sample incorporato, cioè vanno a dare un'efficienza massima nei tre mesi precedenti alla data di contrattazione. Quindi io ho sempre un grafico a tre mesi con una prima media mobile semplice. Adesso svelo un segreto che io do a tutti i trader che frequentano i miei corsi in maniera coaching. Cioè non è mica un segreto. Arriva un segreto e non uso. Non è un segreto, allora. Non diventa più un segreto. Non diventa più segreto perché lo voglio regalare questa indicazione, anche perché insomma alla soglia dei 44 anni inizio ad essere, mi auguro, un filantropo anch'io. È di buon auspicio per le cene che ci facciamo assieme, Pietro. Quindi uso praticamente il calcolo della media mobile semplice, ma sull'indicazione dei minimi. Ah. Non uso la chiusura, uso i minimi. Perché i minimi? Perché sempre il buon John Murphy, e da qui nasce tutta la mia teoria ciclica, che però non potrò svelare in questo corso, mi dispiace, tutti i cicli di borsa partono sempre dai minimi. Quindi io utilizzo una media mobile semplice, in questo caso a tre mesi di grafico, su un campionamento della barra daily, però che viene sommata, quindi la media mobile viene sommata non dalle chiusure ma dai minimi. Vediamo la differenza. Questa è una media mobile sui minimi e quindi si vede benissimo come effettivamente i minimi hanno un calcolo completamente diverso. Andiamo ad aggiungere una media mobile sempre a 60 periodi, però questa volta sulla chiusura. Si vede che c'è una differenza, seppur impercettibile, ma sostanziale. Perché sostanziale? Perché qui abbiamo un periodo brevissimo che sono i tre mesi e da questi tre mesi si può vedere come effettivamente ad ogni superamento della media mobile sui minimi avremo, tra virgolette, un'escursione differente rispetto alla media mobile sulle chiusure. Ma poi, come vi dicevo, è proprio dai minimi che partono i cicli di borsa, come il buon John Murphy ci insegna, ma come tanti altri trader ciclici ci hanno insegnato, si parte proprio dai minimi, la parte ciclica inizia proprio dai minimi. Quindi io uso una media mobile sui minimi. Qui stiamo vedendo una media mobile sui minimi confrontata con una media mobile sulla chiusura. Preferisco i minimi perché, come vi dicevo, mi dà meno falsi segnali. Infatti il prezzo è più liscio, è più forte, è più, come dire, reattivo sulla media mobile minimi. Ad esempio, la prima volta dove si appoggia nella parte di gennaio il FTSE MIB rimbalza subito
dai minimi e dalla media mobile dei minimi. Invece la media mobile sulla chiusura nell'intraday avrebbe dato un po' di fastidio, perché la media mobile sulla chiusura viene non solo violata e si muove fino alla media mobile sui minimi, e quindi nell'intraday, per chi fa trading intraday, sa che questo è noise, e quindi sa che questo comporta un po' di fastidio nel calcolo del trading. Per quanto riguarda invece il giorno 31 gennaio 2020, la media mobile sui minimi viene violata a ribasso, e quindi nell'intraday avrebbe dato un ulteriore allungamento verso nuovi minimi, e questo avrebbe ben rappresentato una direzione intraday per chi fa trading con le medie mobili. Ripeto, io ho sempre un grafico daily, per comprendere la tendenza intraday. Ho sempre un grafico time frame a 10 minuti, questo è un altro segreto che abbiamo regalato negli incontri scorsi. Io faccio trading scalping solo con i grafici a 10 minuti, quindi su un grafico a 10 minuti io avrò sempre una media mobile con il calcolo semplice e con il calcolo dei minimi. E quindi nell'intraday questa rottura mi avrebbe dato un'indicazione di un'ulteriore tendenza. A differenza invece, sì, in questa giornata c'è pure sulla chiusura, ma mi avrebbe dato, vi posso garantire, più fastidio, perché la chiusura è in continuo movimento, mentre il minimo rappresenta un punto fermo del grafico, perché poi è in costante divenire. Per quanto invece riguarda il giorno dopo, avremmo avuto la resistenza fatta dai minimi, ma avremmo avuto poi un forte gap up anche sulla media mobile ai massimi, il giorno sulla media mobile alla chiusura e il giorno dopo ancora. E anche qui, insomma, la media mobile minimi avrebbero, sancito, confermato il fatto che questo swing di mercato, per chi fosse entrato nel daily con la rottura breakout dei massimi precedenti, è in buona sostanza uno swing che rappresenta un punto di stop loss. Abbiamo anche detto che nella maggior parte dei casi, il mio motto è il prezzo determina la volatilità, avremmo anche detto che in buona sostanza la volatilità rappresentata è proprio il punto d'ingresso col punto di swing, quindi l'obiettivo di trading era tutto il movimento del prezzo che andava dal minimo a 23.115 al massimo a 24.200. Quindi avremmo avuto in buona sostanza da 23.100, da 23.200 a 24.200, 1.024.400, 1.300 punti di volatilità. Effettivamente da 24.300 siamo arrivati a 1.200 punti di volatilità, 25.700 punti circa. Quindi, siccome il prezzo determina la volatilità, il nostro prezzo obiettivo con questa semplice tecnica d'ingresso, che poi l'andiamo a identificare meglio nell'intraday e nel daily, ci avrebbe dato la possibilità di andare a obiettivo. Ritorniamo, non la facciamo troppo semplice, perché poi andiamo specificatamente a capire come calcolare, come entrare con una semplice media mobile. Quindi abbiamo detto che preferisco utilizzare la media mobile minimi per due motivazioni. Una è più concreta e più ferma nel trading. Due, perché tutti i cicli borsistici nascono dai minimi. Perché nascono dai minimi? Perché è semplice quanto banale. Il grafico che noi utilizziamo, abbiamo detto, essere un grafico che rappresenta tutta una serie di calcoli statistici. Il grafico può salire all'infinito, ma può scendere solo fino al numero zero. Una banalità che molto spesso nei calcoli di trading viene completamente dimenticata. Quindi il grafico sotto lo zero non può andare. È successo solo per la prima volta col petrolio, per chi è novizio, ma quello che si è verificato sul petrolio, io ero appena nato nel 77, mio nonno, che era un trader, comprava nella maggior parte dei casi azioni bancarie e comprava il petrolio, il future sul petrolio, con l'allora branch del Monte Paschi e della Caboto Sim, comprava il future sul petrolio, me lo ha detto. E in buona sostanza nel 77 ci fu una grossa crisi del petrolio, dove addirittura c'erano le domeniche a piedi, perché non ci si poteva permettere di comprare benzina. E il petrolio anche in quel caso ha quotato negativo. Ma perché ha quotato negativo il petrolio? Quello è l'effetto del contango
cioè il contango è quando si va a fare rollover sul petrolio. In quel caso, per chi si fosse magari messo short sul petrolio, non posso fare il nome di un amico che lo ha fatto, al quale io avevo sconsigliato di farlo, quando ha poi dovuto ricomprare il petrolio per chiudere la propria posizione short, e purtroppo sia il fast market sia l'illiquidità sul book dell'acquisto purtroppo l'ha presa in saccoccia, nel senso che ha portato una grave perdita a casa. È un amico avvocato, sta intentando una causa contro il CME, mi dispiace per lui, ma insomma le regole borsistiche sono molto chiare. Quindi per chi volesse raccontarvi favole, vi dico che non è così, perché ci sono le regole, i regolamenti sia delle borse sia di Borsa Italiana, quindi andate a studiare anche quello, perché se dovesse capitarvi di non trovare o denaro o lettere nel book, non potete prendervela assolutamente con nessuno. Quindi vi parlo di un caso che è un caso dal vivo, un caso vero, di un amico che ha shortato il petrolio, pensava di diventare milionario quel giorno, invece non è riuscito poi a chiudere la posizione. Ovviamente non perché... Un po' come andare short su un titolo che poi fallisce, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ed è capitato... E noi nel nostro mercato ne abbiamo avuti dei titoli che sono un po' andati gambe all'aria. Chi non dimenticherà le buone obbligazioni di Cirio, o chi non dimenticherà le buone obbligazioni di Parmalat, o chi non dimenticherà le buone obbligazioni di Telecom, che in quel periodo particolare del periodo che andava dal 2002 al 2004, molti investitori non trovavano denaro e lettera sui book. Quindi sfatiamo questi miti, così come dobbiamo sfatare tutti quei trader che guadagnano milioni di euro con i conti demo. Il mercato è perfetto. Il mercato è perfetto perché i market maker non vanno a caccia di stop loss. I market maker sono i nostri alleati, perché ci danno liquidità costantemente. I primari market maker sono migliori dei market maker, perché sono quelli obbligati a dare liquidità. Quindi, a differenza dei market maker, non andranno via per 3 volte per 5 minuti consecutivi sul mercato, ma saranno sempre lì pronti a quotare. I liquidity provider sono i nostri più, affezionati alleati, perché sono loro che sanno quanto vale o un'azione, un futures quotate, che quindi se loro non ci sono sul book, conviene andare via a gambe levate da quel book. Quindi sfatiamo questi miti, vi dico personalmente, negli anni... Che vuol dire che neanche loro sanno il prezzo, fondamentalmente, no? Assolutamente no, e ritorniamo a quella dichiarazione che ho fatto prima, cioè dove i grandi gestori, coprendosi dai rischi finanziari, senza sapere le indicazioni di tendenza, creano spread e guadagnano grazie alla protezione della posizione. Quindi il mercato è bello perché è fatto di queste piccole tecniche di negoziazioni che sono fuori un po' dalla speculazione vera e propria. La media mobile è l'indicatore padre che aiuta questi trader a coprirsi da ogni rischio. Ve lo posso garantire, ve lo posso assicurare. C'è una piattaforma bellissima, ci sono due piattaforme bellissime che gli istituzionali utilizzano. Una è ORC e l'altra è la Coherence. Sono due piattaforme che in buona sostanza le borse utilizzano. E queste piattaforme, la mattina al trader, prima di spingere il tastino dove c'è la chiave di accensione della piattaforma, ti obbligano ad inserire sia la media di calcolo sia la volatilità di calcolo, quindi sia la deviazione standard che la media mobile stessa. Ecco perché il grafico che tu a inizio webinar hai mostrato è un grafico che veramente aiuta i trader a capire come sarà la giornata in corso. Cioè, vi posso garantire che tutti i trader istituzionali, prima di spingere il tasto, sono obbligati a inserire queste due indicazioni. Non posso mettere per iscritto: pago una cena a chi può dimostrare il contrario di quello che dico. Una cena anche a Milano, va. Non da cracco, perché a mio modesto parere si paga troppo, si mangia poco. Io sono del sud e quindi sono abituato a quelle tavole imbandite. Quindi
andiamo a un ristorante milanese dove ci sono tavole imbandite di cibo. Quindi se c'è qualche trader, anche istituzionale, perché sa che quello che dico è così, può, come dire, smentire quello che dico, insomma, cena pagata, ok? Mi sono permesso, Pietro, perdonami. Sì, va benissimo, va benissimo. Ritorniamo all'operatività. Abbiamo quindi, e io soprattutto, sempre un grafico a 3 mesi con una media mobile calcolata a 60 periodi a sinistra. E poi apriamo quindi a questo punto un ulteriore grafico, un grafico, come vi dicevo, in questo caso a 10 periodi, perché io faccio trading intraday solo con la media, con il time frame a 10 minuti, lo apriamo da un altro lato. In questo caso il calcolo per la media mobile a 10 minuti per l'intraday è così costruito. Innanzitutto io ho sempre un grafico intraday a una settimana. Cioè mi piace avere con me il movimento di prezzo dell'ultima settimana, o meglio dei 5 giorni precedenti al giorno di trading. E qui quindi, detto fatto, se abbiamo una media mobile che ci deve aiutare a darci un'indicazione dell'intraday, dovremmo utilizzare quindi in questo caso una media mobile calcolata rispetto ai parametri che il grafico intraday ci dà. Per aiutarvi a fare il calcolo di questa media mobile, quindi, come dicevo, ho un grafico a 10 minuti. 10 minuti, vi dico subito che una giornata di borsa è rappresentata da 520 minuti di trading, 480 per il future, sono calcoli che io ho fatto, che faccio per il trading e per la costruzione dei trading system, quindi farò 520 diviso 10 e avrò praticamente 52 barre al giorno. Per 5 giorni avrò 260 barre. Quindi la prima media mobile che io vado a utilizzare, se non è chiaro, se sono stato troppo veloce ve la rispiego, la prima media mobile che io vado a utilizzare è una media mobile semplice, è una media mobile sui minimi, è una media mobile a 260 periodi. Eccola qui. Ovviamente avremo un grafico e una media mobile che ci dice poco, ma ci dice tanto. Quindi poco e tanto, non poco e nulla. Perché poco e tanto? Perché in prima battuta ci dice che... Questa è la prima media mobile che utilizzo per il trading intraday. Ed è una media mobile che calcolo in questa... A 260 hai detto? 260 periodi. Come la costruisco? Abbiamo detto che la costruisco in questa maniera. Utilizzo un grafico a 5 giorni, quindi settimanale, ok? E nel grafico a 5 giorni io utilizzo barre a 10 minuti, ok? Quindi ogni giornata, per quanto mi riguarda, io lavoro solo dalle 9 alle 17:20, nella maggior parte dei casi massimo alle 17, utilizzo questo tipo di calcolo, divido praticamente la giornata borsistica che è fatta da 520 minuti per il futures e da 480 minuti per le azioni, divido per 10, che è il parametro con cui vado a calcolare massimo, minimo, chiusura e apertura. E quindi faccio 480, 520 diviso 10. Quindi avrò 48 barre per le azioni e 52 barre per il futures. Le 52 barre poi le moltiplico per 5. Ok, per i giorni della settimana. Esatto. Quindi è come se avessi una media mobile a 200 periodi per il daily. È chiaro? Sì. Infatti, se la media a 260 periodi è sotto i prezzi, avrò una posizione rialzista del mercato, quindi andrò o a intercettare i minimi per mettermi long o utilizzerò tecniche di breakout a rialzo. Se invece avessimo avuto i prezzi sotto la media mobile a 260 periodi, andrei ad utilizzare o i massimi per shortare o utilizzerei delle tecniche di breakout per andare short. Ma quindi questo vale solo per il FIB allora? Questo vale per il FIB, questo vale per il DAX,
Questo vale per il Nasdaq. Però per il DAX devi trovare gli apertura diversi. Per il DAX io non vado ad utilizzare un calcolo diverso. Perché? Te lo spiego. E questo è un altro segreto che voglio regalare e che è un segreto che condivido con chi fa coaching con me. Come ho detto prima, dobbiamo sfatare questi falsi miti, cioè il fatto che i market maker vanno a caccia di stop, un'emerita baggianata. Il fatto che il mercato è sempre aperto e dà opportunità, sempre, sì è vero, ma in parte. Io l'esempio che mi piace fare sempre è questo, è un esempio tutto italiano. Purtroppo in Italia sappiamo che, come disse il buon Massimo D'Alema, va in galera solo chi non può permettersi un buon avvocato. E quindi nel trading, se noi dobbiamo andare a fare scalping o a fare posizione, dobbiamo andare a, tra virgolette, scalpare, cioè a rubare pochi centesimi o pochi euro ai grandi investitori. I grandi investitori lavorano dalle 9 alle 17.25, sia in Italia, quindi dalle 9 alle 17.25 in Italia e in tutte le zone dove c'è il parametro di calcolo orario come con Roma, sia dalle 9 alle 17.25 dove c'è il calcolo e il parametro di orario che in questo caso è Londra, quindi meno un'ora rispetto a Roma, sia che avessimo meno 6 ore, quindi New York, che voglio dire che dove c'è borsa ufficiale si lavora sempre dalle 9 alle 17, quindi si lavora sempre per 8 ore consecutive. In queste 8 ore c'è tutta la massa finanziaria al lavoro, quindi i market maker, i primari market maker, i liquidity provider, gli investitori istituzionali, i gestori, gli hedge funds, lavorano in maniera massiva e massiccia dalle 9 alle 17 a seconda della zona di trading sempre. Quindi anche sul DAX, nonostante il DAX venga contrattato fuori dalle 17.25 e anche in after hour e anche di notte, e stessa cosa per il Nasdaq o altro, il mio modello di calcolo della media non cambia perché io faccio riferimento a quella time zones e quindi che rappresenta l'orario clou di contrattazione. Okay. Non so se sono stato chiaro, Pietro. Sì, molto. Quindi la prima media mobile che utilizzo è quella a 60 periodi e ci dice se siamo sopra o sotto. Per esempio il FIB in questo momento ci dice che siamo praticamente schiacciati, vado a cancellare l'altra media mobile, quella sulla chiusura, perché non mi dà indicazioni veritiere. E quindi siamo, anche se è parallela, è verosimilmente uguale, ma non è così, non lo posso garantire. E quindi, come dicevo, ho due indicazioni. Uno che nell'intraday sono a rialzo, due che invece nell'end of day sono a ribasso. Effettivamente, se notiamo bene, il giorno 6 ottobre praticamente il mercato ha tentato di allungarsi verso la propria media mobile. Quindi che indicazione avrei avuto? Innanzitutto che nella fase daily la media, per quanto banale possa sembrare, è uscito da un reverse Iceland. Dico bene, Pietro? Sì. Lo so che è difficile identificare il reverse Iceland, però allargalo che si vede. Voglio prima far vedere questa cosa. Questo è il mio calendario di borsa dove non so se si vede bene, Pietro. No, aspetta. Allora interrompo la condivisione. Ecco qui, si vede il mio monitor? Sì, si vede il calendario adesso. Non so se gli amici riescono a vedere. Si vede il calendario, sì. Adesso non si vede più il monitor, si vede il calendario. Ok, in buona sostanza io ho questo calendario dove ci sono i cambi di ciclo. Adesso ho già pronto il calendario del 2020 e so quando cambierà. Ma poi subito 2021. Dopo... 2021, sì. Ma subito dopo il calendario ho le mie schede di trading. Ed eccole qui. Nelle schede di trading, quando io analizzo i titoli, in buona sostanza io vado ad analizzare anche le indicazioni di analisi tecnica basi. Quindi di base so che il prezzo è sotto la media mobile, so che è negativo,
posso in maniera del tutto lucida e dopo anni e anni di trading ricondivido lo schermo così andiamo a vedere in buona sostanza, eccolo qui, andiamo a vedere il Reverse Island. So in maniera lucida e prima, come dicevo, prima che il mercato aprisse, so che si sta configurando una pattern di analisi tecnica. In questo caso è un Reverse Island. Perché? Perché ho un gap down a questa barra con una forte barra di contrattazione. Subito dopo si può vedere come al minimo di questa barra di volatilità il mercato comunque ha fatto forza ed è rimasto all'interno di questa barra, un IDNR pattern in questo caso. Un IDNR pattern che in questo caso è un IDNR, andiamolo a contare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Addirittura abbiamo 9 barre che non hanno mai, mai superato la volatilità della barra di breakaway gap, che in questo caso però più che un breakaway è un extension gap, cioè un gap di esaurimento. Si è creato un reverse island perché, come dicevamo, qui abbiamo avuto un gap down, c'è stata una contrattazione all'interno di questa banda, di questa barra, pardon, e poi c'è stato un break, quindi un gap di avvio fuori da questa contrattazione, quindi si è creato un'isola di prezzo e quindi avremo un reverse island. So che molti non crederanno all'analisi tecnica, non ci credevo anch'io all'analisi tecnica negli anni in cui perdevo una marea di soldi, soprattutto nei primi anni di trading, ma vi posso garantire che funziona. Quindi avere un grafico con una media mobile calcolata, come vi ho detto, se abbiamo 3 mesi i minimi e quindi con barre daily calcolare una media mobile sui minimi a 60 periodi, perché abbiamo 3 mesi, e nei 3 mesi io a fine giornata o inizio giornata, perché siamo più lucidi, vado, inizio giornata è meglio, vado a vedere quello che possono essere le indicazioni. Vi consiglio, così come faccio io, di avere una scheda. In questa scheda di trading voi dovete segnare sia le tecniche intraday che le tecniche end of day, perché con l'end of day voi avrete l'indicazione di dove sta andando il mercato e sbaglierete meno nell'intraday. Quindi, come vi dicevo, l'Iceland del 6 ottobre poteva dirci: guarda che è molto probabile che il prezzo vada a calamitarsi verso la media mobile. Quindi, siccome non si era avvicinata la media 260 periodi nell'intraday, ma comunque aveva creato un supporto vicino, avremmo intuito che siamo ancora dalla parte alta del mercato, molto probabilmente poteva essere una giornata a rialzo. Poi andiamo ad aggiungere un'ulteriore media mobile per andare a identificare un'ulteriore tecnica di trading che viene molto utilizzata. Quindi torniamo a noi. Eravamo fermi al calcolo, 60 periodi sui minimi, e poi invece a 260 periodi sempre sui minimi per l'intraday. Ora aggiungiamo un'ulteriore media mobile, e vi dico come calcolarla, perché questa ulteriore media mobile è l'ulteriore media mobile da dove poi altri gestori calcolano una tecnica golden e devil. Che significa la tecnica golden e devil? La tecnica golden è quando la seconda media mobile, che adesso andiamo a identificare e a segnare, vi spiego anche come calcolarla, la media mobile, quindi seconda, va a, come dire, breccare verso il rialzo la media mobile che abbiamo costruita per darci la tendenza di lungo periodo. Quindi questa media mobile ci serve come tendenza di lungo periodo e come, tra virgolette, trend line naturale per capire se siamo in una zona rialzista o ribassista, sia nell'end of day che nell'intraday. Sono stato felice, Pietro? Sì, molto felice. Ora andiamo ad inserire la seconda media mobile e andremo a identificare il golden breakout, quindi la seconda media di breve periodo che brecca verso l'alto la media mobile di lungo periodo, avremo un golden cross, lo chiamano proprio così i gestori, quindi avremo un ingresso a rialzo. E invece, quando, questa è simpatica e da ridere perché si chiama devil cross, quando, quindi è un breakout del diavolo, quando è un po' una bestemmia utilizzata dai gestori, ed ecco spiegato anche il motivo, cioè sono piccole indicazioni di analisi tecnica che nel tempo caratterizzano un po' le emotività, i comportamenti dei trader. Questo è il bello di chi studia approfonditamente l'analisi tecnica, che si accorge che
alcuni, cioè per esempio il cap handle o il reverse island di cui stavo parlando prima, il cap handle è forte, questo è un altro segreto, è forte se abbiamo un cap handle rovesciato. Ecco perché molti trader aspettano un'infinità di tempo affinché il cap handle invece in direzione rialzista si configuri, e magari non si configuri mai. Invece il cap handle rovesciato è più forte quando è a ribasso, perché ovviamente il trader ha una reazione emotiva, cioè si versa addosso il caffè e si sposta per non sporcarsi, e quindi il mercato scende veloce. Piccoli aneddoti di analisi tecnica simpatici, ma per far capire che tutto ciò che succede nel trading rappresenta lo stato emotivo degli investitori. Ve lo posso garantire, dopo anni e anni non solo di schiaffi, quindi di stop loss, ma ogni tanto di qualche incoraggiante guadagno. Quindi avremo un golden cross quando la media a breve, adesso andiamo a disegnare, va a rialzo, un devil cross quando la media a breve va verso il ribasso e quindi taglia verso il basso la media di lungo periodo. Ora, abbiamo sempre da costruire una... Io anche qui visivamente vi consiglio di tenere la media di lungo periodo in rosso e la media di breve periodo invece in verde. Quindi andiamo a mettere la media di breve periodo in verde e il calcolo come viene condiviso. Se abbiamo 60 periodi e quindi abbiamo 3 mesi di contrattazione, in questo caso io dovrei fare 60 diviso 3. Giusto? Sì. E quindi avremo la media a 20 periodi. Nella realtà, se abbiamo 60 periodi, questo è un altro segreto che svelo durante i miei coaching, se abbiamo una media a 60 periodi, abbiamo la possibilità che all'interno di questa media si possano avere rialzi e ribassi per i 3 periodi. Non ho capito. Allora, abbiamo 3 mesi di contrattazione. All'interno di ogni mese abbiamo 20 periodi, quindi abbiamo 20 barre. Sì, all'interno di queste 20 barre noi potremmo avere 10 barre di rialzo e 10 barre di ribasso. È giusto? No, potremmo averne anche di più. Assolutamente sì. Però i movimenti classici sono, diciamo, 3, ma in realtà 2. O rialzo o ribasso. Ah, ok, sì. Siccome i periodi campionati sono 3, perché sono 3 mesi, potremmo avere o il primo rialzo e ribasso per il primo periodo, il primo rialzo e ribasso per il secondo periodo, il primo rialzo e ribasso per il terzo periodo, corretto? Questo è il principio sempre dell'analisi ciclica, ed ecco perché la media e i minimi. Quindi possiamo avere una media mobile non a 20, ma una media mobile calcolata da 60 diviso 6, perché possono essere 6 i periodi, i movimenti. Quindi in questo caso avremo una media mobile a 10 periodi. Ho capito. Sempre sui minimi. Guardate come cambia. Cioè, questa, non so se si riesce a vedere lo spessore. Sì, mettila un po' più spessa, così si vede anche da casa. Perché sto... Sì, sì. Ok. Guardate la differenza tra chiusura... No, è andata via. Abbiamo detto... la media mobile di breve periodo da calcolare rispetto alla media mobile di lungo periodo, però questa volta diviso in 10 periodi perché l'abbiamo divisa per 6. Questa, con qui lo spessore si vede sulla chiusura, è percettibile, è ecco, percettibile anche qua, ma questa invece sui minimi. Ecco qua. Quindi, in buona sostanza, i prezzi cosa ci dicono? Devil cross. Cioè andiamo a ribasso, e in questo caso abbiamo una zona ribassista. Golden cross, abbiamo una zona rialzista. Ogni volta che poi c'è un forte movimento, avremo una tendenza bella che ci piace, e si vede qua l'excursion, cioè come la media va sempre più sulla campana gaussiana, quindi sulla parte laterale della campana gaussiana. Quindi da qui si creano delle tendenze a rialzo e ribasso. Come vi dicevo, golden cross, il trader istituzionale compra titoli, compra put, vende call, crea un arbitraggio, guadagna sullo spread. Devil cross, copre i titoli che ha già in portafoglio se non ha posizioni long e short, quindi andrà praticamente a comprare call e a vendere put. Pardon, scusate, a comprare put
e a vendere sempre call. Perché? Perché ovviamente dovrà difendere la discesa del titolo. Quindi con le put, comprando le put, lui guadagnerà sulla discesa del titolo. E vendendo la call creerà uno spread dove incasserà sempre. Quando invece, abbiamo detto, al Golden Cross ha il titolo in portafoglio, ha comprato la put per assicurarsi, ma vende la call, avrà creato un cylinder. Il cylinder in cerco tecnico è quella parte calcolata dal pricing che le macchine stesse determinano, dove c'è un disallineamento dei prezzi e quindi guadagnerà, nonostante sarà contraria la sua posizione delle call. Beh, comprare put e vendere call col titolo in portafoglio è come mettere uno stop loss senza mettere l'ordine di prezzo praticamente, no? Bravissimo Pietro. Stop loss take profit, come blindare la posizione senza però non andare a mettere lo stop loss take profit solito come l'ordine. Vendo il titolo sia il rialzo sia che mi vada su sia che mi vada giù, perché comunque ho già la protezione da parte delle opzioni. Benissimo Pietro. Voglio prendere questo tuo assist per dire cosa? Che per quanto banali i nostri incontri possono sembrare, invece sono dei grandi brainstorming, cioè dei grandi brainstorming, cioè andiamo a ragionare su quello che succede sui mercati. Tu hai detto bene, hai detto è come se il trader non posizionasse lo stop loss sul mercato. Effettivamente le azioni sono in diritto, sono dei crediti, cioè in materia di diritto societario sono dei crediti. Quando io compro azione, compro un credito, partecipo alla vita economica dell'azienda. Quindi quando dicevo prima che i gestori e i titoli dove ci sono sempre i market maker, i market maker, liquidity provider, sono i più interessanti, perché proprio i gestori, proprio i professionisti sanno che comprano credito e sanno che possono partecipare alle attività finanziarie, sono felici di partecipare alle attività finanziarie, sono felici quando c'è una rendita, quindi quando c'è lo stacco cedola e viene dato in portafoglio il rendimento. Quindi questa è l'attività che a tutti noi deve piacere. E il brainstorming di cui parlavamo prima, e quindi gli incontri, seppur banali che possono sembrare, non lo devono essere, perché ci aiutano a capire come si muove il mercato, ci aiuta a capire che i titoli verranno sempre costantemente comprati dai gestori. E quindi questo, nel brainstorming a cui facevo riferimento, ci fa capire anche quanto è importante la giornata di scadenza tecnica, sia che essa sia legata alla scadenza tecnica del mese in corso, sia che essa sia legata alla scadenza tecnica del triple witch, cioè delle tre streghe. Perché questo è importante? Perché si hanno comprato futures sull'indice a copertura dell'intero portafoglio e allora quel rollover sarà massiccio e servirà a determinare i rendimenti dei prossimi tre mesi. Il rendimento dei tre mesi sul futures, io ve la faccio in maniera proprio alla cuoca, ma in buona sostanza la formula alla cuoca del futures è questo. Praticamente il futures viene attualizzato alla scadenza incorporando i rendimenti distribuiti che verranno distribuiti. Quindi la media mobile è presente in ogni calcolo, o che sia grafico, o che sia algoritmico, o che sia addirittura di econometria. Correggimi se sbaglio, Pietro. Ma non me le ricordo più queste cose, quindi puoi dire tutto quello che vuoi. Va bene, se qualche amico, insomma, vuole intervenire, vuole intervenire. Sono passati un po' di anni. Però per dire che, così come dicevo, offro una cena a chi può smentire il fatto che quando un trader istituzionale si siede sul proprio desk e deve avviare le contrattazioni, deve inserire la media mobile a deviazione standard, così è per i calcoli dei futures, così è per il calcolo. Quindi, per quanto banale possa sembrare questo incontro sulla media mobile, non lo è. Quindi ritorniamo a noi. Quando abbiamo detto che abbiamo un Golden Cross è perché abbiamo proprio questa reazione dei gestori di portafoglio, e questa reazione dei gestori di portafoglio determinano o un allungo o un ribasso della tecnica. Ora, è facile dire, guarda che quando c'è un Devil Cross la media è più forte, quando c'è un Golden Cross non c'è. Partendo dal presupposto che il mercato è bello perché è vario, andiamo ad analizzare nel grafico prima daily e poi andiamo nell'intraday quello che può essere un aiuto. Ecco perché dicevamo la media mobile per la posizione o per l'intraday. Per quanto riguarda la posizione, non posso non citare il grande Michele Maggi, che purtroppo
non c'è più, ma che è stato per me uno dei primi mentori dell'analisi tecnica. Quindi, oltre ad avere all'interno di questo grafico il Golden Cross e il Devil Cross, abbiamo una tecnica che è il buon Michele Maggi e che a te piacerà sicuramente, perché in parte ce l'hai già rappresentata col grafico che ci hai fatto vedere, la tecnica la tecnica del Delphic Phenomenon. Cioè famosissimo. Famosissima, Richard Blau, perché in buona sostanza, l'ideatore Richard Blau, che in buona sostanza cosa dice? Dice, guarda, molto spesso succede che quando c'è il Golden o il Devil Cross ci sono dei falsi segnali. Come posso io identificare questi falsi segnali? Li identifico con Delphic Phenomenon, cioè andando a verificare che una volta ricevuto, una volta ottenuto il Golden Cross, il prezzo... Il Delphic Phenomenon è poi su a due quello classico, caso di, è poi su due medie mobili standard, cioè predefinite sue. Allora, lui usa la 20 e la 5, dici bene, ricordi bene. Lui usa la 20 e la 5 come media mobile. Però, ripeto, io vi consiglio, perché non so se l'ho detto, ma quando ho iniziato a fare trading utilizzavo il Metastock addirittura col flop in cartone che dovevo inserire, poi dovevi chiudere perché sennò il computer te lo sputava addosso. E all'epoca era il Metastock 3, avevi solo 10.000 possibilità di testare i trading system. E il Delphic Phenomenon e il Golden Cross e Devil Cross erano dei trading system già costruiti da Metastock. Io sono arrivato ad utilizzare fino al Metastock 12, poi mi sono stancato, ma perché ho preferito utilizzare altri sistemi di trading, altri trading system che sono stati quelli che davano Omega TradeStation e poi Multicharts, che attualmente continuano ad utilizzare. E quindi vi posso dire che utilizzo ancora queste piccole tecniche per capire se una certa idea o se il portafoglio può avere rendimenti positivi o negativi. Fondamentale. Quindi torniamo a noi. Una volta avuto il Golden Cross, quindi in questo caso all'incirca il 9 settembre 2019, il Delphic che dice che il prezzo ritorna sotto la prima media di breve, ma deve appoggiarsi sulla media di lungo. Ed è lì che si verifica il Delphic e quindi il prezzo deve ritornare poi sopra la media breve per poter comprare. Dico bene? Sì. Quindi la tecnica è proprio questa, aspetto il Golden Cross, quindi in questo caso il 6 settembre, ma poi aspetto che ritorni ad appoggiarsi sulla media a lungo, ma ritorni poi a breccare la media a breve. Quindi dal 6 di settembre che c'è stato il Golden, avremmo dovuto aver pazienza fino al 10 ottobre. Ovviamente, così come stiamo analizzando un grafico end of day, così possiamo farlo sul grafico intraday. È vero pure che abbiamo poca ciccia di media sul grafico intraday, ma poi vi spiego meglio come fare. Quindi quello che succede in buona sostanza è questo, il Delphic fenomeno, abbiamo questa possibilità e quindi andiamo long e saremo entrati sul FIB il 10 ottobre a 21.690 punti in chiusura oppure a 21.815 il giorno dopo. Io personalmente per i trading system, ma anche per l'intraday o per il trading discrezionale, entro sempre dopo la chiusura, quindi aspetto che venga confermato un pattern. Quindi anche se mi prendevo un paio di punti di delay, di ritardo, non mi interessa, preferisco pagare pegno ma comprare con la conferma. Quindi avrei comprato 21.815 e stop loss sullo swing a 21.100 punti. Anche qui, se avessimo comprato a 21.836 punti, per chi ha pochi soldini, ma per chi opera con i mercati veri, quindi non con tutto ciò che è alternativo al mercato vero, cosa avrebbe potuto fare per garantirsi il money management? Ecco perché è bello fare brainstorming. Noi sappiamo che il futures vale 5 euro per punto, dico bene, ed è contrattualizzato di 5 punti alla volta. Quindi il tick di valore del FIB è 5 per 5, 25 euro a punto. Vado bene? È grande. Abbiamo il mini futures, che in questo caso è un quinto, quindi potevamo comprare, in questo caso, piuttosto che rischiare 5 punti,
Abbiamo detto per la regola del 3 per 5 e 15, un futures e mezzo, ma per farla tutto tondo, due mini futures, giusto? Siccome dobbiamo, ed è quello che fanno i gestori, coprire il rischio, nel momento in cui avessimo comprato due futures a 21.836, avremmo dovuto comprare in questo caso un'opzione put, che praticamente copre due volte e mezzo il FIB, un'opzione put di 21.500 punti. Vi posso garantire che se avessimo chiuso a stop a 21.000 punti, la put ci avrebbe fatto guadagnare più della perdita dei due futures. Ve lo posso garantire perché ogni volta che non l'ho fatto e ho perso soldi, mi sono dato delle martellate, dico sulle dita per non dire altro, perché ho capito l'importanza della copertura. Quindi ve lo posso mettere per iscritto. Un conto è comprare credito e sapere quello che si fa e quindi andare col money management, non perdete mai. Un conto invece è comprare futures e option e dovete farlo sempre con le coperture, ma anche con il credito, quando comprate azioni. Difficile dire, vabbè, se compro obbligazioni, come devo difendermi? Ebbene, l'obbligazione è il papà dei derivati, il cosiddetto forward, tant'è che quando voi comprate obbligazioni c'è già una copertura in swap che è rappresentata dall'interesse che vi distribuisce l'obbligazione stessa. Correggimi se sbaglio, Pietro. Quindi il bello del mercato è proprio questo, che è perfetto. Io dico sempre che il mercato e l'economia è perfetta perché la finanza, che è la borsa, è l'investimento nel futuro dell'azienda. Il credito, che è la banca che presta soldi all'azienda, è l'immediato. E quindi la finanza copre il rischio dell'immediato, del credito. Ecco perché se compro futures devo comprare opzioni. E quindi la copertura tra credito e finanza crea l'assicurazione e quindi il ciclo economico è bello per questo. Ci ho litigato un paio di volte con alcuni professori universitari, però per me, che sono un appassionato di borsa, questa è l'economia e questo è il bello del trading e questo è il bello della borsa. Purtroppo, per fortuna, insomma, ringraziando il Signore, riesco a fare quello che mi piace nella vita, tra cui tecnologia, finanza e musica. E spero che il Signore, insomma, mi dia ancora la forza di continuare a farlo. È difficile questo mondo, ma è così. Quindi torniamo a noi. Il Delphic Phenomenon si rappresenta da questa tecnica. Quindi anche qui, ripeto, costruitevi le vostre schede di trading, costruitevele, perché durante il Golden Cross e durante il Delphic Phenomenon, guardate qui, c'è un altro Iceland, c'è un altro IDNR pattern, quindi all'interno, io l'ho sempre detto durante i miei coach, molto spesso sono brevi, ma faccio anche dei coach, cioè dopo l'incontro in aula, quindi con i trader cerco di abituarli a capire che ci devono essere più pattern all'interno di un unico pattern. Questo è quello che vi può dare vantaggio. All'interno di questo unico pattern noi abbiamo uno, il Golden Cross che si è verificato, abbiamo detto, il 6 settembre, due, il Delphic Phenomenon che si è verificato il 10 di ottobre, tre, abbiamo tutto l'Iceland Reversal che tra l'altro è appoggiato dal supporto del 4 ottobre, del supporto della media mobile, c'è l'IDNR pattern, in questo caso lunedì 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi un IDNR pattern 7, quindi una compressione di 7 bar, quindi un'esplosione di volatilità molto interessante. Un'esplosione di volatilità che è anche accompagnata da un breakaway pattern, che poi c'è un expansion gap anche, quindi breakaway, expansion ed extension gap. E addirittura, anche qui lo dicevamo, è meno debole, ma c'è un cup handle. Tutte queste indicazioni sono indicazioni che vi posso garantire, si legge poco, ma io ho qui per iscritto nella mia scheda di trading. La mattina, quando mi sveglio presto, io faccio questa analisi, faccio questa lettura. E quindi se utilizzate un modello, se utilizzate un planner operativo, avrete sicuramente vantaggio. Ora vorrei farvi vedere quello che sta succedendo, cioè in questi ultimi giorni abbiamo un Devil Cross che si è praticamente confermato in buona sostanza l'8 di settembre 2020.
Ed ecco perché tutte le giornate che noi affrontiamo saranno giornate confusionarie, perché non abbiamo una indicazione di o rialzo o ribasso. In buona sostanza le medie ci servono anche per individuare gli swing di mercato. Tenetelo bene a mente questo. Lo swing di mercato, da dove il mercato diventerà rialzista, è la media breve, cioè dove ha creato l'inversione e l'ha creata durante il 28 luglio a 20.150. Infatti utilizzate anche la media breve per avere gli swing di mercato. Quindi il FIB ritornerà rialzista sopra e soltanto sopra i 20.147. Sta tentando di diventare ribassista lo swing precedente più forte che diceva... ma aspetta, ma se adesso però scende sotto la verde lì... Ci stava arrivando. Ah, ok. Adesso, come dici tu giustamente, siamo sotto i 18.990 punti barra 19.000 punti. Quindi col devil cross, in maniera proprio, come dire, antipatica, il mercato vuole diventare fortemente rialzista. Adesso... Per aspettare, dobbiamo aspettare, l'intraday è diverso dal daily e dobbiamo imparare a gestire le due cose, uno come filtro dell'altro, oppure uno per un'operatività indipendente dall'altra. Cosa possiamo fare? Innanzitutto abbiamo detto che il devil cross si è verificato l'8 settembre del 2020, quindi siamo in una situazione di ribasso. La situazione di ribasso si è accentuata quando il mercato ha violato i 19.000 punti, che erano lo swing della media precedente che si è formata attorno a giugno del 2020, il giorno 21 settembre. Ma non abbiamo un Delphic che ci permette di andare short, giusto? Giusto. Quindi o aspettiamo il Delphic per andare short, oppure aspettiamo un nuovo Golden Cross per avere un nuovo Delphic a rialzo. Questo per quanto riguarda il daily. E abbiamo ascolta. Poi andiamo nell'intraday, dimmi quello che vuoi. Niente, no, allora ci arrivi dopo. Vai, ci arrivi dopo, non voglio... Sennò... Ovviamente per l'intraday abbiamo messo solo una media. Solo una media che può dire tutto ma dice nulla, ma in realtà ci dice tanto, perché ci dice guarda che settimanalmente parlando siamo in una fase rialzista. Giusto. Quindi io trader devo essere pronto a subire gli stop loss. Perché? Perché abbiamo rialzo settimanale, ribasso daily. Quindi devo essere conscio e quindi devo ponderare bene le mie operazioni. Non devo pasticciare. Ecco perché ho il book di negoziazione dall'altro lato. Ma scusa, se io ho un daily short e un intraday long, aspetto che l'intraday mi vada short, perché sennò non entro long. Questo è quando operi tendenza su tendenza, giusto? Però noi, ed ecco il principio dell'analisi ciclica, sveliamo un altro segreto, quindi il bello di fare brainstorming. Io prima ti ho detto che all'interno dei 3 mesi, per definizione, avrò 3 cicli, che sono il primo mese, il secondo mese e il terzo mese. All'interno di questi 3 cicli io avrò un rialzo e ribasso, corretto? Sì. Quindi all'interno della tendenza daily e della tendenza intraday io avrò un allineamento all'interno di questi cicli. Sì. Quindi anche se ho la media che mi dà o la potenza del distaccamento dalla media stessa o del calamitare il prezzo stesso, io dovrei essere bravo a sfruttare questa divergenza o questa convergenza di tendenza. È un po' difficile all'inizio, però è la base della costruzione di una tecnica ciclica. Non so se ti ho confuso ulteriormente. No, capito. Quindi all'interno dei 10 giorni di rialzo e dei 10 giorni di ribasso, io avrò 5 giorni di rialzo e 5 giorni di ribasso, che andranno in convergenza e divergenza con i 10 giorni di rialzo e i 10 giorni di ribasso. Ok. Ed è il motivo per il quale io utilizzo per primo il calendario ciclico, e per prima scheda proprio quella ciclica, ok? Però permettetemi di mantenere questi segreti, perché... No, più che altro io con la Trading Room ho dato la possibilità ad alcuni attuali trader di hedge fund o di società grandi di poter assaporare questa tecnica. Mi spiego meglio.
quando avevo la trading room, per compliance ho attivato una società per azioni che era unica nel suo genere e che nella maggior parte dei casi, purtroppo, noi italiani che andiamo a studiare in Inghilterra siamo un po' visti come degli azzeccacarbugli quando vogliamo fare il trader, i trader. E quindi quando siamo costretti a portare la nostra tesi in Inghilterra è d'obbligo fare la tesi curriculare, cioè quando dobbiamo depositare la tesi per ottenere il dottorato di laurea, dobbiamo aver frequentato una tesi curriculare. Quindi se io voglio fare il trader, devo portare una tesi sul trading. La tesi curriculare deve essere certificata da una società che fa trading. Nella storia della Trading Room io ho dato la possibilità a molti attuali trader di fare la tesi curriculare presso la mia Trading Room. E quindi questi trader mi hanno aiutato a studiare, a sviluppare la mia analisi ciclica. E vi posso garantire che, insomma, la Trading Room è stata aperta nel 2003, non è mai stata chiusa in realtà, ma solo per un fatto di opportunità delle banche che governavano la Trading Room, tra virgolette, nel 2013. Quindi per 10 anni questi trader mi hanno aiutato e quindi mantengo e preferisco fare coaching perché, insomma, è un po' il sacrificio di una vita. Quindi per ritornare a noi, per il principio dell'analisi ciclica, andiamo nello specifico, andiamo a vedere effettivamente come invece dobbiamo costruire il Devil e il Golden Cross nell'intraday. Quindi devo aprire innanzitutto un ulteriore... Secondo me è il momento che stiamo aspettando tutti. Ok, spero di accontentarmi. Quindi abbiamo detto che i primi due grafici mi danno la tendenza di fondo e quindi mi aiutano anche a trovare la cadenza, come si dice in musica, la cadenza del ciclo. Quindi riposiziono un grafico a 10 minuti con settimana. A questo punto dovrò fare un calcolo diverso. Innanzitutto dovrò dividere i 260 periodi. Abbiamo detto che abbiamo 52 barre, ok, per 5 giorni, 260. I 5 giorni mi daranno i rialzi e i ribassi, quindi sono 10 rialzi e ribassi, quindi devo fare 260 diviso 10. Avrò la prima media a 26 periodi. Ok? Sì. 26 periodi. Mettiamola sempre con uno spessore, sempre sui minimi. Sì. Anche qui cambia. Di questi 26 periodi, anche qua dovrò fare i 26 periodi, quindi 26 avrò un rialzo e ribasso, però in questo caso un rialzo e ribasso sono 2, dovrei fare 26 diviso 2, invece no, dovrò fare 26 diviso 4. Perché? Perché nella stessa 26 io devo dare un peso di rialzo e ribasso e quindi avrò 4 cicli. I 26 che sono 2 cicli da 13 dovrà avere un rialzo o un ribasso. Non so se vi è piaciuta. Sono stato chiaro? Sì, sì. Ok, quindi andrò a disegnare una prima media che sarà quella 13. Sempre sui minimi. E poi abbiamo detto 26 diviso 4, perdonate l'impasse matematico, ma una media a 7 periodi. Quindi ripetiamo le 7, 16 e l'altra era? 26, sì. 26, 13. 13, e... scusa, sì, esatto, 26, 13. Allora, facciamo... Così diamo il tempo anche a chi è a casa che ce l'ha di 3 di montarla e così se le guarda anche un po'. Allora, abbiamo detto... La 7 è quella di brevissimo periodo. Questa tecnica è quella che mi ha permesso poi di costruire tutti i trading system sulla ciclicità. Questo è il principio con la quale abbiamo costruito, non so se molti hanno partecipato all'incontro che WeBank ha realizzato nel 2007 all'Italian Trading Forum.
Nel 2007 all'Italian Trading Forum, io e Domenico De Rico, un programmatore, abbiamo presentato, diciamo, tra virgolette, il mio trading system ciclico che si chiama Rhythmic Trading, sul DAX, sul Bund, e con quel trading system abbiamo partecipato all'Università di TradeStation e abbiamo vinto il primo posto, che con primo posto che in buona sostanza era formato da un premio di $10,000. Se qualcuno se lo va a ritrovare su YouTube ci sta, mi ricordo di averlo trovato, anche qualche indicazione, insomma, potrà trovare la costruzione del trading system. Ma ritorniamo alla costruzione di queste medie mobili. Quindi abbiamo detto la 7 ai minimi, che è quella blu, la 13, che in questo caso la coloriamo di verde, sempre sui minimi, e la 26, che ho detto sui rossi, ed ecco qua, ritorniamo un attimo su questa per dare lo spessore giusto. Anche qui, per operare nell'intraday, dobbiamo fare alcune considerazioni. Partendo sempre dal fatto che abbiamo il gol del Devil Cross, ad esempio nella giornata del 6, che era la giornata che ci piaceva, perché in buona sostanza era la giornata dove c'è il breakout dall'Island e il mercato vuole andare verso la media mobile, è la giornata, come vi dicevo, e lo vediamo, dove c'è una tendenza più forte a rialzo. Premesso che dobbiamo sempre far fede a quello che ci ha detto il Delphic fenomeno, ma per quanto riguarda la parte intraday, anche lo stesso trader che ha coniato la tecnica del Delphic fenomeno, abbiamo invece la tecnica sempre non più nel del Golden e del Devil, non più la tecnica del Delphic, ma abbiamo la tecnica dello Shark Attack. Perché Shark Attack? Perché questo Shark Attack è rappresentato da tre medie. Quindi quando le tre medie si incontrano è perché lo squalo ha chiuso la bocca. Quando le tre medie si allungano è perché lo squalo ha aperto la bocca. Quindi anche in questo caso, sempre anche in una reazione di rialzo, qual è l'indicazione che ci avrebbe fornito il mercato seguendo sempre questi pattern? È che in buona sostanza, ottenuto il Golden Cross il 2 di ottobre, avremmo dovuto pazientare con il Delphic all'interno del mercato stesso. E quindi il 5, in buona sostanza, il mercato si appoggiava sulle medie mobili per costruire il Delphic. Dopo il 5, ovviamente, la media, in questo caso, sono andate a rialzo, e quindi il 6 era la giornata opportuna per comprare, perché chi mi conosce sa che io utilizzo più tecniche e vi ho fatto vedere prima, nell'utilizzare più tecniche, io utilizzo queste tecniche in modalità cruscotto, cioè aspetto che tutte le tecniche si configurano. Praticamente il 6 avevamo la giornata dove il KISS avrebbe avuto la sua forza, perché dall'apertura, l'abbiamo fatta, se non sbaglio, un incontro sul KISS, Pietro? Sì, dopo diciamo dobbiamo andarlo a vedere. Quindi avremmo dovuto aver pazienza, ma la pazienza ci avrebbe ripagato, perché dopo il Golden Cross che si è verificato alle 15.50 è un orario importante, perché chi ha fatto con me il coach, e spero sia seguendo questa lezione, sa che le 15.50 sono un orario clou. Devo dirvi che con piacere quest'ora delle 15.50 è stata poi ripresa in un corso dove io sono stato corsista con il grande Andrea Unger. Quindi anche per lui ha un pattern molto bello che ha spiegato in alcuni casi, un pattern che chiama pinball. E quindi abbiamo costruito un trading system proprio sul pinball che si verifica proprio a quest'ora. Ma non solo. Lui e Larry Williams hanno divulgato e continuano a divulgare un pattern che è quello del fine mese, dove alle 15.50, dopo la scadenza tecnica dei derivati, c'è la costruzione di un pattern. Quindi, come vedete, il trading è bello e perciò vi dico, fate brainstorming e utilizzate più tecniche in un'unica tecnica che vi permette di lavorare con calma. Abbiamo il Golden Cross, che abbiamo spiegato prima, e che è quello che molti trader istituzionali usano alle 15.50 del 2 ottobre.
ma poi abbiamo il Delphic fenomeno che si concretizza in chiusura del 5 di ottobre, ma in realtà io vado a breakout, ed ecco perché vi dicevo utilizzate più grafici, il 6 ottobre, perché le medie mi hanno dato le indicazioni, i prezzi addirittura sono tutte sopra le medie, in questo caso si stava configurando e la media breve fa questo scherzetto perché è forte di volatilità, e avrei comprato al breakout del KISS proprio il 6 di ottobre, proprio alle 11.30, per portare poi fino a fine giornata un gain. Spero di essere stato chiaro, ma soprattutto mi farebbe molto piacere se i trader che hanno avuto più pazienza e più forza ritrovassero negli incontri che abbiamo fatto una sommatoria di tutti i pattern che abbiamo discusso. Cioè, siamo partiti dal KISS a inizio anno e sarebbe bello dire al trader che studia, perché io lo posso dire, ma poi il trader deve prendere i grafici, deve stamparli, deve verificarli, cosa che purtroppo ho fatto anch'io quando perdevo soldi, e si rendesse conto che siamo partiti dal KISS, abbiamo visto alcune tecniche di individuazione del breakout e oggi abbiamo visto un'ulteriore tecnica di costruzione per l'intraday e per la posizione, ma tutte queste tecniche poi si rincontrano in un unico momento che dà la possibilità al trader di entrare con più indicazioni a proprio vantaggio. Non so se sei d'accordo, Pietro. Sì, sì, sì. C'è un percorso che in maniera molto semplice e umile abbiamo rappresentato e abbiamo fatto sì che ci fosse una coincidenza di più pattern che abbiamo spiegato nei vari webinar. Quindi per me è bello poter arrivare a questa conclusione. Cioè, e soprattutto mi auguro sia stata chiara questa lezione. Ad ogni buon conto ne faremo altre. Purtroppo io e Pietro siamo dei matacchioni, vogliamo lavorare poco, quindi lavoriamo solo quando ce le impongono dalla banca, però ci fa piacere essere sempre a disposizione di tutti i trader. Mi sa che abbiamo terminato, anche perché io purtroppo oggi sono un po' più formale, ho la cravatta, perché devo muovermi per andare a incontrare alcuni gestori presso una banca e parlare di alcune importanti, avvenimenti che si stanno verificando sui mercati azionari. In particolare abbiamo visto un periodo borsistico importante dove la più grande Banca d'Italia ha acquistato una banca molto importante, quindi Banca Intesa ha comprato UbiBanca, quindi c'è molto fermento nel comparto bancario e quindi dobbiamo interrompere qui, ma perché anche il tempo tirano purtroppo, e poi io devo andare via di corsa, quindi se avete domande lasciamo gli ultimi 10 minuti alle domande, se allora, va bene così, Pietro. Inizio, c'era una domanda dall'inizio che era su Nexi, cosa ne pensi tu di Nexi? Nexi rappresenta un po', oggi è il caso particolare perché c'è il meno 5, Nexi rappresenta un po' quello che il fintech, quello che il creditech sta imponendo alle banche, e cioè le banche devono trasformarsi. Nexi è una società di servizi, Nexi è la società di servizi per eccellenza nell'utilizzo delle carte comunemente chiamate di credito, ma in realtà sono di debito. E ogni buon banchiere sa che si chiamano carte di debito, non di credito. E nella realtà Nexi è un titolo molto importante perché va a creare la cosiddetta disruption, cioè va a creare un modello di business nuovo andando a distruggere tutto quello che si era creato. Quindi un titolo del fintech, del creditech molto importante da seguire perché dà servizi alle banche, pur non essendo una banca, ma in realtà poi lo è, e quindi un titolo da seguire a livello fondamentale. Se dovessimo fare un'analisi invece, andiamola proprio a vedere a livello grafico e mettiamo proprio il grafico sia intraday che daily per capire se poteva essere utile operarci. Allora, a livello daily abbiamo una situazione molto difficile perché le medie, oltre ad aver creato un golden cross, non hanno ancora creato un Delphic phenomenon, quindi non abbiamo una situazione chiara. Se dovessimo invece andare ad analizzare in maniera discrezionale il titolo,
ci ha dato comunque un'opportunità di rialzo perché è andato sopra gli swing degli ultimi periodi nei tre mesi e quindi era da sfruttare eventualmente nell'intraday un rialzo. Se andiamo a vedere nel particolare, abbiamo purtroppo invece, ed ecco che è bello poi ritrovare le tecniche, abbiamo invece non solo un devil cross fatto il 6, ma addirittura il 6 stesso abbiamo un delphic concretamente formato. Quindi saremmo entrati short il 6 ottobre su Nexi alla formazione del Delphi intraday, stop loss sullo swing precedente. Quindi stop short a 16,88, stop loss a 16,99. Quindi avremmo avuto in questo caso, e quindi il trader avrebbe avuto l'indicazione e avremmo avuto anche una bellissima operazione, avremmo portato in saccoccia bei 2 euro. Non so se sei d'accordo, Pietro. Quindi è bello, per me è bello poi verificare che insomma quello che ho detto durante tutto l'incontro non è una bagianata, ma in realtà è quello che si verifica quotidianamente sui mercati. Ci tengo a dire che il mercato, ed è per questo che io ho coniato il metodo KISS, KISS è l'acronimo del motto del film Forrest Gump, che a me piace tantissimo. Keep it simple and stupid, ma in realtà sii semplice e stupido. Nel film Forrest Gump fa capire come l'essere non stupido, ma l'essere naturale, perché Forrest Gump è nato con una, tra virgolette, inefficienza mentale, ma è naturale, come un bambino, come un animale, si comporta da bambinone e comportandosi da bambinone diventa miliardario e soprattutto gode e vive di tutti gli affetti che la vita gli ha donato, sia nei momenti cattivi, quindi durante la guerra o durante la perdita della madre o della sua amante, ma sia nei momenti belli dove lui compra le azioni Apple e diventa milionario. Quindi keep it simple and stupid è un mood che tutti i trader, o per passione o per far fruttare i propri risparmi, devono avere. Ripeto, non finirò mai di stancarmi. Quando ho investito, risparmiate, utilizzate il money management. Se avete 100.000 euro da parte, utilizzate solo 30.000 euro per fare trading. Ok? Quindi, ascolta, dimmi tutto. No, finisci, che volevo far vedere anch'io un paio di cose su... Assolutamente. Allora, prendo la condivisione perché volevo farvi vedere, poi magari Sante mi dice cosa ne pensa. Bevo un goccio d'acqua intanto. Poi, allora, intanto quelli che vedete sono i miei recapiti, vi ricordo che comunque la piattaforma, la T3, potete provarla anche per mettere in pratica queste cose in versione di prova, demo, senza aprire il conto. Se volete aprire il conto potete contattarmi, i recapiti che tra poco vi do. Volevo, Sante, mentre stai bevendo, intanto apro un paio di grafici e spiego una mia interpretazione. Io utilizzo le medie mobili in realtà non per fare trading intraday, ma per avere una mia idea, interpretazione di come è messo il mercato con gli indicatori di ampiezza. Allora, prima parlavamo di deviazione standard, adesso vado ad aprire questo grafico in maniera un po' che prendo da un sito ovviamente, e fa vedere l'indice SP500, che è la linea nera, e la linea invece verde è la percentuale dei titoli che compongono l'SP500 che sono al di sopra della propria media mobile a 200. Allora, quindi abbiamo un SP500 che ovviamente adesso è tornato sopra la propria media mobile a 200. Lo vado a prendere, indice SP500, indice SP500, dov'è? Andiamo a prendere il futures uguale. La linea rossa è la media mobile a 200, semplice, sull'SP500, lo vediamo dalla T3. Eccolo qua. La media mobile è questa, l'indice è sopra. Come si vede, questo grafico, la linea verde invece rappresenta la percentuale dei titoli dell'SP500 al di sopra della propria media mobile giornaliera a 200 periodi. La media
solitamente della percentuale di titoli al di sopra della propria media mobile al 200 periodi è il 57%, quasi 58, 57,94%. Su questa vengono calcolate anche le deviazioni standard. La prima deviazione standard è questa verso l'alto, e la media abbiamo visto che è questa. La prima, la seconda e la terza deviazione standard sono presenti in questo grafico perché a inizio 2020 abbiamo visto che il numero dei titoli al di sopra della propria media immobile a 200 è sceso vertiginosamente, è arrivato anche a essere il 10,30%. Ora, quando il mercato va in eccesso, non perché l'indice sia troppo in ipervenduto esso stesso, il futures o quant'altro, ma il numero di titoli che lo compongono scende troppo rispetto alla media, avete visto poi quello che è successo successivamente. Vedete la linea nera e così. Analogamente, quando il numero dei titoli al di sopra della propria media mobile a 200 periodi è troppo alto, no? Va al di sopra della prima, ad esempio, deviazione standard, potete vedere anche in questo caso che è successo, il numero dei titoli al di sopra, la percentuale è andata oltre la prima deviazione standard, potete vedere anche qui cosa succede. Quando le deviazioni standard, la percentuale dei titoli, le deviazioni standard significano che magari c'è un eccesso di ipercomprato o un ipervenduto. Visto Sante, questo l'avevi mai visto? Sì, immagino tu, immagino che l'avessi già visto. Allora, questo l'ho visto ed è fondamentale per avere, come dire, la bussola del mercato, soprattutto in America. Esatto, queste sono cose che in America si guardano tantissimo. Un altro grafico che volevo far vedere è questo, che riporta sempre l'S&P 500, però ci sono tre medie mobili esponenziali. La blu è la EMA, la media mobile esponenziale a 20 periodi, quella rossa è quella a 50 periodi, quella verde è quella a 200 periodi, lo vedete, si vede chiaramente. Invece, queste linee sopra, questi grafici sopra, sono le percentuali dei titoli che compongono l'S&P 500 al di sopra della propria, in verde, media mobile a 200 periodi, in rosso a 50 periodi e in blu a 20 periodi. Posso farvi vedere, ad esempio, magari si vanno a ricercare anche queste divergenze, cioè nel momento in cui pre-Covid o anche prima dell'ultimo storno di mercato che c'è stato a settembre, cosa succede quando l'indice è al di sopra di tutte le tre le medie, ma i titoli che lo compongono, invece di allontanarsi dalle medie o essere di più, no? La percentuale dei titoli al di sopra della propria media mobile, invece di aumentare, ma invece diminuisce. Quindi vuol dire che anche se l'indice sta salendo, i titoli stanno perdendo di forza, i titoli che lo compongono. E ovviamente queste non sono cose che si servono per gli intraday, per carità, però danno un'idea se il mercato in realtà, con un indice che sale, si chiama un indicatore di ampiezza. Se l'ampiezza del mercato, no? Sottostante, se il mercato sottostante è forte oppure sono specchietti per la dodole, perché qua a inizio settembre, dopo abbiamo visto lo storno, l'indice saliva, ma in realtà il numero dei titoli al di sopra della propria media mobile stava scendendo, la percentuale. Un'altra interpretazione, hai visto Sante, bellino anche questo? Assolutamente sì. Un'altra, l'ultima interpretazione che vi do, è questa. Queste le prendo da siti gratuiti di analisi tranquillamente, cioè uno è il sito di Murphy che abbiamo visto, di cui abbiamo visto il libro prima, c'è questo sito che si chiama Stock Charts. Sì, sì, infatti mi sa che ci hanno chiesto, è il Murphy, analisi tecnica. Esatto, sì, prima ci hanno chiesto, infatti. E c'è un sito e su questo sito si possono fare questo genere di analisi. L'ultimo che vado a vedere, questo è il Nasdaq 100, e con la sua media mobile semplice questa volta a 50 periodi. E sopra abbiamo, come prima, la percentuale dei titoli che lo compongono il Nasdaq al di sopra della propria media mobile a 50 periodi, quindi la media mobile di riferimento che stiamo prendendo, e invece il grafico blu qui di sotto, l'istogramma che vediamo sotto,
non è altro che la distanza dell'indice al di sopra dalla propria media mobile di riferimento, in questo caso della media mobile semplice a 50 periodi. E quindi, come dicevo all'inizio webinar, quando la distanza dall'indice, in questo caso all'inizio settembre c'è stato un record, praticamente l'indice non è mai stato così lontano dalla propria media mobile a 50 periodi, come dicevamo all'inizio webinar, in questi casi possono succedere due cose, come a marzo non è mai stata così bassa, d'altronde. In questi casi possono succedere due cose: o i prezzi si fermano e allora la media mobile si avvicina, o possono anche continuare a salire, però se salgono lentamente e la media mobile si alza contestualmente, giusto Sante? Se invece strappano, la media mobile rimane ferma e i prezzi strappano. E quindi, perdonami, quando strappano, in alcuni casi la media mobile lateralizza. Perché esce fuori dagli standard e quindi prima di reagire, come dicevo prima, siccome ha un delay incorporato, rimane ferma. Esatto. Quindi qua a settembre cosa è successo? C'è stato il record, io mi ricordo, l'ho scritto anche sulla pagina, c'è stato il record di distanza del Nasdaq al di sopra della propria media mobile a 50 periodi e non è che ho detto da qui si scende, per carità, non mi permetterei mai. Però, come dire, stiamo attenti se vogliamo entrare long, perché o stanno fermi o scendono, no? Quindi, cioè, possono continuare a salire, ma salgono lentamente. Non è un'opportunità di trading sicuramente, insomma. Oppure lo è, però, per chi è più bravo sicuramente a fare queste cose. Detto questo, dicevo, io vado in chiusura. Sante, mi hanno chiesto se sei capace di collegare la T3 Open, che ricordiamo la piattaforma con le app aperte con Excel, di WeBank, con Excel. Sì, sì, si può collegare ed è molto facile. È tutto spiegato all'interno del manuale. Molto facile, molto facile. Ma si può collegare anche la T3 normale con l'Excel, eh? Sì, quello lo sapevo. Col DDE si può fare. Diventa più complesso se all'interno dell'Excel, insomma, bisogna saper programmare Visual Basic, si volesse creare qualche tool personalizzato. Ok. Allora, questi sono i miei recapiti per qualsiasi cosa sul conto corrente, il conto di trading, le commissioni. Stanno arrivando i micro futures finalmente? C'è un gruppo di... Ma adesso ti do io un'altra scocciatura. Dopo il micro futures ci sono le micro option da inserire. Sì, c'è il micro option e c'è anche il micro fib che sta arrivando. Allora, lancio una novità. Che, diciamo, nel tempo io mi sono sempre dedicato ai trader, perché sono stato e sono un trader da solo. So cosa vuol dire combattere per uscire sia dalla solitudine, ma soprattutto dalle operazioni negative. E quindi per questo poi mi sono lanciato nella mia indole aiutare gli altri, sia in banca, quando lavoravo in banca io costruivo repo, cioè operazioni allo sportello col trading per aiutare i risparmiatori, ma poi ho fatto la trading room perché volevo aiutare i trader come me, ed è sempre questo il motivo che mi ha spinto a continuare con passione nell'aiutare gli altri. Appena saranno pronti sia i micro futures che le micro option, lancerò molto probabilmente, ritornerò a dare segnali, così come lo facevo con OK Trade Signal, ritornerò a dare segnali, però solo sul mercato americano, perché ritengo sia il mercato più interessante e liquido, e soprattutto ragionando rispetto alla disruption a cui facevamo prima riferimento, se l'Italia, e quindi qui aprirei una raccolta firme per far abolire la Tobin Tax, se l'Italia continua a tassare il risparmio, e allora molti trader cambieranno non solo modo di fare trading, ma addirittura nazione. Quindi lancio questa provocazione, ma allo stesso tempo lancio questa provocazione a te per dire facciamo presto, così lanceremo il nuovo servizio che si chiamerà Work at Wall Street. Con la chiocciola? Esatto. Molto bene. Allora, io ringrazio tantissimo, mi sono divertito molto, è stato molto istruttivo, ho ascoltato tutto. Ringrazio molto Sante, ringrazio Stefano Bargiacchi dalla regia. Stefano è sempre un grande aiuto, purtroppo ogni tanto ce ne dimentichiamo, ma invece Stefano è un altro trader
che ha dato tanto alla comunità dei traders. Se per esempio su Visual Trader, che è un software che parla italiano, e a suo tempo io feci collegare con la T3 Open, se su Visual Trader, dicevo, abbiamo la possibilità di valutare la, tra virgolette, market profile, che poi è una costruzione tipica di Visual Trader, proprio grazie a Stefano, quindi grazie a lui. Sì, grazie mille. Io me lo ricordo con piacere, perché ci facciamo anche una bella cena a Rimini. Sì, sì, all'epoca. Quindi, parliamo ormai di quasi 15 anni fa. Non lo diciamo, Stefano. Non lo diciamo, Stefano. Almeno per salvaguardare la nostra vecchiazzaggine, va. Allora, io direi che... Grazie. Di chiudere. Grazie Stefano, grazie Sante, grazie soprattutto a voi per aver seguito. Grazie, grazie a WeBank, grazie a Simona. Esatto, grazie a Simona sempre comunque. Pagina Eventi e Corsi di WeBank che vedete qui sul sito di WeBank. Canale YouTube, andatevi a vedere il video, andate sulla mia pagina Facebook. Grazie a tutti, grazie a tutti i trader. Dicevo, grazie a Pietro che insomma si sacrifica nel realizzare questi eventi. Grazie a Stefano, stessa cosa. Grazie a Simona di WeBank, grazie a Rosanna che ci aiuta con i clienti assieme a Pietro di WeBank. Purtroppo c'è Emiliano che non ci dice che non facciamo nulla, quindi a lui non lo ringraziamo.